È ovvio che va dato comunque il merito al consigliere Foti. Anch'io mi scuso per aver alzato la voce, ma evidentemente, insomma, sono argomenti a cui teniamo in maniera particolare, quindi è anche normale che si scaldino gli animi in alcune occasioni. Va dato il merito appunto di aver evidenziato l'argomento che appunto anche noi ci saremmo aspettati fosse venuto fuori da parte della maggioranza, se non addirittura della Giunta, visto che si parla anche di parametri di autovalutazione, eccetera. Direi che tra l'autovalutazione e le telecamere ovunque, comunque e solo le telecamere senza nel frattempo aver attuato anche altri strumenti, si potrebbe appunto trovare una via di mezzo. Non è l'essere contrari a prescindere alla videosorveglianza, è cercare di approfondire il tema in tempi rapidi, chiaramente non deve essere una scusa per perdere tempo, ma approfondirlo e elaborarlo nella maniera migliore, perché è ovvio che questa soluzione presenterebbe dei problemi tecnici organizzativi, perché chiaramente bisogna decidere in quali spazi mettere le telecamere, perché poi esistono spazi aperti, esistono giardini, nelle scuole esistono i corridoi, i bagni, nessun luogo è completamente immune da questi fenomeni e quindi innanzitutto c'è questa valutazione da fare, non ci sono spazi più o meno rischiosi. Poi chiaramente bisogna capire come questa videosorveglianza andrebbe utilizzata, per quanto tempo i dati andrebbero mantenuti, se visionati solo in caso di denuncia o solo nel caso di un sospetto, a quel punto i sospetti creano un clima di diffidenza, non vorrei arrivare alla psicosi collettiva, ma insomma i rischi sono tanti. Oltretutto c'è una questione educativa e pedagogica, e non lo diciamo noi, ma lo dicono anche esperti del settore, professori universitari che abbiamo interpellato in merito. Questo sistema, usato come unico sistema di prevenzione, crea un clima di diffidenza e rompe quello che è il patto educativo tra la scuola e la famiglia, che deve essere fondato innanzitutto sulla fiducia, oltre ovviamente a rischiare di andare, insomma, anche a umiliare invece quello che è il lavoro di tanti bravi professionisti che si dedicano sia nel caso dei nostri bambini sia nel caso dei nostri anziani e ammalati, si dedicano appunto con passione, con serietà e con professionalità. Tutto qua, ripeto, ha fatto bene dal nostro punto di vista il consigliere Foti a portare in evidenza un tema che sicuramente va affrontato, per noi andava affrontato, approcciato in maniera diversa. Grazie.